E la pandemia ha anche scoperchiato i problemi della sanità, ma anche il personale, mancano le risorse, a risentirne sono i servizi ai cittadini. Questa mattina una nuova protesta a Modena dei sindacati confederali in vista dell'incontro domani con l'assessore regionale Raffaele Donini. Cristina Bonfatti. La sanità pubblica è in sofferenza, lo diciamo da tempo, ma non siamo stati ascoltati, dicono i sindacati, che sono tornati a protestare per chiedere alla regione, e non solo, investimenti per il comparto pubblico che paga il prezzo della fuga dagli ospedali di medici, infermieri e il resto del personale. Noi crediamo che la sanità dell'Emilia Romagna abbia delle grosse difficoltà, e se pensate che l'Emilia Romagna è in difficoltà, capite bene che a livello nazionale c'è un problema non tanto indifferente. Purtroppo stiamo contando sempre più investimenti nelle armi e meno nella sanità. Noi crediamo che questo possa creare dei problemi sul futuro. Stiamo chiedendo anche al governo di cercare di ripristinare quella parte economica che serve per dare garanzia a tutti per una sanità che deve continuare a restare pubblica. Mancano le risorse adeguate a farne inevitabilmente le spese i cittadini. Le due giornate del 3 e 7 di marzo è quella di sensibilizzare i cittadini e far capire loro che noi siamo con loro per avere una sanità d'eccellenza sul nostro territorio modenese. Noi ci aspettiamo delle risposte concrete da parte dell'assessore e da parte della regione Emilia-Romagna, perché come vediamo il personale è praticamente allo stremo. Questo è un grido d'allarme, perché quando la qualità del loro lavoro comincia a calare, inevitabilmente cala anche la qualità del servizio pubblico.